Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, secondo video di recensione dei prodotti che non vi ho mostrato nei mesi, come ho detto nello scorso video, che non ci siamo visti. Come ho detto anche nello scorso video, sono 5 prodotti, così il video non diventa troppo lungo. E nulla, giù nell'info box ovviamente trovate la lista completa dei prodotti che vi recensisco stasera. Allora, primo prodotto, non è un prodotto, ma è una confezione. Scusate se vi acceco. È una confezione, un set per pedicure che ho preso nel negozietto di tutto 50 centesimi. C'è un separadita, una spazzolina e due limette. Nel complesso il set mi è piaciuto perché l'ho pagato 1 euro. Io avevo voluto in quel momento comprarmi solo una spazzolina, soltanto che poi ho visto che a 1 euro c'era anche il separadita che mi serviva e le limette che non bastano mai, avevo deciso di acquistarlo. Allora, iniziamo da quello che mi serviva, cioè la spazzolina. Questa è una spazzolina che serve per pulire le unghie, si fa così e si vanno a pulire le unghie al di sotto, qua dove di solito si accumula della sporcizia e si fa quella antiestetica linea nera scura. Terrificante, uno cerca di tirar fuori con stuzzicadenti di tutto di più, almeno io lo facevo. Da quando ho questa spazzolina, come potete vedere, si è consumata abbastanza perché la uso un paio di volte a settimana. Non so se, ecco, forse così. Comunque della misura giusta per tenerla in 3 dita e scusate, queste due unghie senza smaltino. Stamattina ci ho giocato e l'ho tirata via. Comunque, si passa così sotto le unghie per qualche secondo e la sporcizia è via, ovviamente anche sul pollice. Io in più faccio un piccolo scrub perché non è molto aggressiva questa spazzolina. Faccio anche un piccolo scrub sulle unghie e sulle cuticole per tirar via gli eccessi di pellicine, eccetera. Mi aiuta a fare la manicure in senso un pochino più completo. Sulle unghie dei piedi non l'ho mai utilizzato perché non mi serve, tra virgolette non si sporcano. Quindi ve li consiglio questi set che si trovano tutto 50 centesimi, questa roba qua. Poi il separadita, uno giallo e uno viola, li ho trovati estremamente duri, fanno un po'. Io ho le ditine molto unite, quindi mi danno un pochino fastidio, però è sopportabile alla fine quando ci vuole asciugare uno smalto 5-10 minuti e poi si possono togliere. Niente di particolare, la plastica è un pochino dura. Poi le due limette invece sono di grana simile ma due altezze diverse, con una fantasia floreale un pochettino dubbia. Allora, la prima la tengo inserita, scusate che mi allungo un po', in questa confezione di plastica che era prima lima della Essence che si è rovinata, quindi la tengo chiusa qui e la tengo in borsa. La grana è delicata e neanche troppo aggressiva, comoda per le rifiniture dell'ultimo secondo quando si scheggia un'unghia e non sappiamo come ripararla, siamo fuori casa. La lima invece, quella un pochino più grossa, ha lo stesso tipo di grana, la tengo buttata così sulla scrivania per lo stesso principio di quella piccolina. Per evitare di prendere la scatoletta che sono tutte le cose per la manicure, questa la tengo sempre a portata di mano per evitare di andare cercando quando mi si scheggia l'unghia. E non sono, sono abbastanza. È cartone alla fine, morbido, anche non voglio dire gommose, però sono morbide, sono comode. Non è. Cioè, se uno non ha nulla, un set del genere puoi fare un buon lavoro casareccio vicino alle tue mani. Quindi puoi limarle abbastanza bene, non lasciano quella patina antiestetica che lasciano spesso e volentieri le lime in cartone, quella cosa rossiccia, almeno quelle rosse che ho provato quando ero più piccolina. Sono comode, sono morbide, mi piacciono. Poi, secondo prodotto, uno smalto dell'Astra trasparente e il numero. Sai che è sparito il numero? È sparito il numero, comunque quello trasparente da 12 ml.
Allora, prima di tutto, non so se notate, ma è estremamente liquido. Io pensavo che fosse, avete quelle cose, essendo liquido e acquoso, non protegge nulla. Dio, chi me l'ha fatto comprare? Sull'unghia avrò una patina molto leggera che non mi proteggerà nulla. Invece no. Perché come base si è comportata bene anche con i colori molto scuri. L'ho usato come top coat quando non ce l'avevo. È resistito abbastanza sull'unghia, lo smalto non si è scheggiato facilmente. Poi, cosa dire più? Scusate, ha una durata buona, sto leggendo, quindi ogni tanto riesco di uscire dall'inquadratura. Ha una durata discreta per uno smalto trasparente, quella che, tra virgolette, economici non durano molto, si vanno a creare quella pellicina e tu la tiri via. Invece è abbastanza duraturo, l'unica pecca è che ha un'asciugatura molto lenta, ci mette buoni un quarto d'ora, anche se è solo un trasparente. Il pennellino è di quelli classici, perché questo è della linea base della Astra. Sì, neanche troppo piloso, è molto grosso. Però, tra virgolette, si apre abbastanza bene e il passaggio sull'unghia è veloce. Poi è uno smalto economico da 12 ml, 12, ho detto sì, mi pare di sì. Sì, 12 ml, di tutto rispetto. Altro prodotto è un campioncino della Bottega Verde della linea capelli, olio, tradizione mediterranea, maschera disciplinante per capelli secchi con olio extravergine. Olio extravergine nutriente. Allora, cosa dire? Andiamo se. Oh sì. Allora, questa è una maschera che sa olio, proprio oliva. È proprio oliva. Non so se siete mai entrati in un frantoio. Ah, sa di oliva appena che sono in lavorazione per diventare olio. Allora, lascia i capelli molto morbidi per diversi giorni, va tenuta comunque quel 5-10 minuti. Comunque lascia i capelli molto morbidi, anche io che sotto ho i capelli, anche se sono stati tagliati, comunque hanno bisogno di nutrizione, anche se non sono più lunghissimi, li ho tagliati, quindi la parte rovinata l'ho tirata via, però gli ultimi 5 centimetri hanno comunque bisogno di un nutrimento. Che questa maschera che ho provato in un solo campioncino, però mi sono trovata bene. Se dovessi comprarla, la comprerei. Se la dovessi consigliare, la consiglierei. Mi è piaciuta. Ok, prossimo prodotto è uno scrub di linea da farmacia della marca Valderma Dermatology. È uno scrub, si chiama Micronorm 5 per pelli impure all'acido glicorico. Glicorico, sì. Allora, un peeling dermatologico da utilizzare prima di trattamenti specifici per ridurre nestenismi cutanei come macchie brune, cicatrici superficiali, trattamento generico cosmetico per pelli acneiche con tendenza a brufoli e punti neri, detergente purificante anti-age per una pulizia profonda, grazie alla presenza di acido glicorico favorisce il naturale ricambio della cute lasciandola liscia, morbida e luminosa. Non applicare su cute irritate, mucose, aree perioculari e perilabiale. Evitare il contatto con gli occhi e non disperdere in ambiente. Inumidire la cute prima di utilizzare lo scrub. Disporre una piccola quantità di prodotto sulla parte da pulire, esercitare in senso circolare un leggero massaggio a pressione costante ma delicata, insistendo su per il viso, su fronte e mento. Lasciare agire per qualche minuto, risciacquare con acqua fredda. Iniziare il trattamento utilizzando il prodotto 2-3 volte a settimana, successivamente anche tutti i giorni. Allora, io tutti i giorni non l'ho mai utilizzato. Perché lo scrub, anche se questo è molto delicato, lo faccio un paio di volte a settimana, e capita anche la terza volta a settimana. La confezione, nero un campione di prova da 75 ml, il prodotto si presenta verdognolo,
quantitativo sulla mano. Eccolo qua, è verdognolo, sembra dentifricio, c'è anche un pochino il sapore. Ha dei piccoli granulini molto leggeri, piacevoli, non troppo aggressivi, si spalma abbastanza bene, poi vabbè, massaggiare, e scusate che mi allungo, per pulirvi il viso. Come dicevo, non è un prodotto molto aggressivo, mi è piaciuto abbastanza, lascia la pelle abbastanza liscia, specialmente io nella zona qua del mento, su questo lato, come ho sempre detto, ho dei punti neri eccessivi, non tanto sul naso, in questa zona qua. Mi piace, lo utilizzo, ve l'ho detto, 2-3 volte a settimana, solo la mattina, mi trovo bene, non, nessun tipo di allergia, di fastidio, ma va bene. Ultimo prodotto è una crema solare della Licia, crema protettiva sotto controllo pelli sensibili, 50+, questa la comprerò quest'estate, con estratti lenitivi puri, non parfum, io se c'è scritto qualcosa, senza profumo, testato per il nickel, protezione dai raggi nocivi, dermatologicamente testato con filtri naturali, ricca di agenti idratanti, facile da applicazione, prodotto resistente all'acqua. Il prodotto si presenta in questa scatolina da 50 ml, è biancastro, ma una volta applicato, oddio, non scende, eccolo qua. Una volta applicato non è che vi rimane la patina bianca sul viso, eccola qua. Una volta stesa si stende abbastanza rapidamente, non è una di quelle creme tipo quelle per il corpo che sono di difficile lavorazione, non si stendono, bisogna stare là, tutto. Invece questa, ok, praticamente è già assorbita, lascia la pelle morbida, come vedete non ho, io sono bianca ma non ci sono aloni, si vede anche il confronto con l'altra mano. Non ci sono aloni, questa è stata utilizzata sia per andare a mare che se uscivo nelle ore centrali, dalle 11 fino alle 5, la usavo come crema idratante per andare fuori e mi sono trovata bene, non mi ha fatto ricomparire la mia macchietta solare che in estate puntualmente mi dà il buongiorno. È idratante, sì, non lucida la pelle, mi è piaciuta, sì. Io la portavo anche sul décolleté perché ovviamente è una parte delicata e quello che rimaneva la spalmicchiamo anche sulle mani perché sembra una parte delicata che non si cura ed è la prima che segna, si segna e quindi fate le mani da vecchiarelle. Vi consiglio sempre di proteggere anche le mani, molto importante il viso da proteggere in estate con le creme solari, il collo perché tende a invecchiare rapidamente, il décolleté perché si fanno tanti movimenti, non so, chi dorme di lato oppure comunque le braccia vai a muoverle, si segna tantissimo e quindi va protetta e va idratata anche bene in inverno, e le mani sono sempre alla mercé dei raggi solari, si creano quelle antiestetiche macchie che invecchiano immediatamente le vostre mani e segnano l'età. Quindi dopo questa piccola carrellatina di recensioni spero che vi siano state utili, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!